Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Palacus di Cagliari, dove sta per iniziare il campionato di Serie B2 femminile, l'Alfieri Volley Cagliari contro il US Garibaldi La Maddalena. Una partita questa per dare avvio alla stagione. Due squadre in parte rinnovate, in parte che invece hanno continuato a investire sul gruppo della passata stagione. Per la squadra di La Maddalena è un avvio nella stagione in Serie B2 dopo la promozione, dopo la grande qualificazione al turno della B2. Dall'altra parte l'Alfieri è una storica formazione di pallavolo, e quando ci sono queste formazioni è chiaro che tutti gli occhi sono puntati su questa squadra. Allora si inizia con le due squadre che stanno già schierate nel terreno di gioco per dare il via. Eccolo qua l'avvio della stagione, fra pochissimo vi leggeremo anche i sestetti in campo. Intanto con la tentativo di schiacciata della Garibaldi che non trova il primo punto sulla schiacciata. E allora invece siamo proprio qua a poter leggere le due formazioni con la Maddalena che andrà con Iannone, Faeda, Di Antonio, Porcu, Kumpo, Studini, Bevilacqua, Ladu, Carta, Cenghialta, Maciocu e Vitiello. Invece per la squadra di casa l'Alfieri invece con Ginevra Murgia, Serra, Zedda, Chiara Caponi, Giusy Finazzi, Gargiulo il capitano. Intanto c'è il punto del 2-0 dell'Alfieri. E allora Elena Gargiulo, dicevamo, Elisa Licciardi, Sara Orro, Latini, Serra, Soro, Sofia Moss e Caterina Baroni con Alessia Fara. Queste sono le due formazioni che finora si sono schierate stasera per questo avvio. E intanto c'è anche il primo punto messo a segno dalla squadra del Garibaldi con Serena Dini che va a colpire il tentativo di Giulia Serra, che va invece a non poter tentare il miracolo. Allora si riparte ancora con il servizio di Cenghialta, la ricezione, poi il libero Zedda per la schiacciata in diagonale. C'è il tocco del nastro, non quello del muro della squadra dell'Alfieri. Allora si va sul due pari con ancora Cenghialta al servizio. Palla che viene messa in diagonale, niente da fare per la difesa dell'Alfieri, è entrata con il giusto piglio La Maddalena ed è il 3-2. Ancora al servizio la ricezione del libero Alfieri, poi la schiacciata che va a buon fine questa volta con la diagonale perfetta di Giusy Finazzi con la schiacciatrice che arriva da new entry in casa Alfieri. Giusy Finazzi arriva, lei giocatrice schiacciatrice di Bergamo, grande esperienza in Serie B. Tanto qua il grande salvataggio di Giulia Serra, poi la schiacciata e il salvataggio ancora di Iannone e poi il punto del 4-3 per l'Alfieri. Ancora un servizio con ancora Finazzi, salvataggio per un attimo, poi il tentativo di muro con Orro che va in diagonale, il salvataggio e poi il muro ancora dell'Alfieri a sporcare, nuova opportunità per il palleggio, ancora per il mani fuori cercato e trovato da Chiara Caponi. Ancora il tentativo con la diagonale, ancora il salvataggio. E c'è il punto che porta a casa l'Alfieri, 6-3 con la deviazione. Mettere fuori
Ancora un servizio targato Alfieri. Questa volta c'è il controllo della fase di ricezione del Garibaldi. Troppo lungo il tentativo di servizio di Finazzi. Zedda con il palleggio, poi ancora il tentativo di Capponi, poi il palleggio sempre di Giulia Serra. Sceglie Orro, una diagonale con il muro che fa un buon lavoro per sporcarla e poi ci prova in schiacciata Marianna Iannone con il punto numero 5 per la squadra di La Maddalena per restare lì. Allora c'è un altro tentativo, il palleggio ancora per Orro, questa volta non può andare in schiacciata. E poi il pallone messo fuori, 6 pari per il tocco. Allora ancora Zedda con il pallone, ancora per Orro con tentativo in diagonale, questa volta è tenuta bene dalla difesa e poi la grande schiacciata con il punto messo a segno da Garibaldi, niente da fare per la deviazione di Giulia Serra. Ancora il servizio. Ancora scelta Orro, anche un grande, grande salvataggio e poi anche il punto con Giulia Porco a salvare e poi l'Alfieri che va a mettere a segno il punto del 7 pari. Ancora un servizio. Il tentativo che va a punto, una buona opportunità. Si può ripartire ancora con il servizio, ancora Zedda, poi l'opportunità in diagonale, un grande salvataggio del Garibaldi e poi ancora il pallonetto, la magia del libero Alfieri e poi il pallone rimandato dall'altra parte, si allunga lo scambio e poi va a segno ancora il Garibaldi. 9-7. Ancora un'opportunità per il palleggio, ancora dalla parte opposta, con il punto portato a casa. L'Alfieri può adesso andare al servizio. Palla profonda, arriva il punto, ancora dell'Alfieri. Una opportunità. Ancora il servizio, questa volta troppo profondo. Regala il possesso alla squadra avversaria, l'Alfieri. Ancora un'opportunità allora per la squadra di casa.
il palleggio ancora con il tentativo in schiacciata e c'è il punto targato Alfieri ancora una volta. Al servizio ancora in tentativo da parte di Saraorro, poi la schiacciata, ancora la grandissima difesa dell'Alfieri che va ancora a giocare, porta a casa anche il punto. 12-10 questa prima parte di gara. La ricezione, ancora l'opportunità per però l'Alfieri per ribattere. C'è ancora la schiacciata con il muro che va appunto per la Maddalena. Un'altra grande giocata questa, vale il 12-11. Il servizio provato, la deviazione e c'è il punto ancora del 13. Undici per l'Alfieri. Ora la difesa. Stavolta è troppo lungo, anzi c'è il punto. 13-12. Prova in qualche modo anche la Maddalena. Ancora il servizio. La schiacciata, la diagonale, ancora la difesa di Serra, poi il tentativo di schiacciata che ci prova ancora Capponi, niente da fare, secondo tentativo, questa volta troppo lento. Adesso c'è il tentativo con il servizio per Cenghialta. Ancora Zedda, il palleggio questa volta sull'altro, sul posto 4. Non riesce però a mettere il pallone dall'altra parte Capponi. Allora c'è il secondo servizio per Cenghialta, il muro che va a controllare, 14 pari. Adesso il servizio, sempre stavolta che va a rete. Per il tentativo. Allora 15 pari. Niente da fare per la difesa tentata da Finazzi. Thank you.
ancora il muro, poi il palleggio, Orro con il pallonetto, il salvataggio, prova in parallela, ancora la buona difesa dell'Alfieri, si prolunga lo scambio, uno scambio molto lungo e palla fuori. 16 pari. Poi non trova lo scambio giusto per questo attacco. E c'è il primo time out di questo incontro. Un time out chiesto in questo avvio di partita. 17-16 per l'Alfieri in questa prima fase di gara, con l'ottima partenza per entrambe le squadre. Allora, si va con il servizio ancora per l'Alfieri. Servizio profondo, troppo profondo, con l'errore in ricezione. Allora si va sul 18-16 Alfieri. Al servizio ancora tentato da Serra, palla la buona ricezione, ancora il palleggio per il pallonetto, ancora il salvataggio, poi prova ancora la diagonale, ancora lo scambio con Orro che prova dall'altra parte. Ottima difesa ancora di Orro, il palleggio per Caponi con il tentativo di salvataggio in extremis di Finazzi. Niente da fare. Sotto a 17. Al servizio Tiello con il pallone profondo, ancora l'ottima difesa di Bevilacqua, poi la bomba provata da Iannone e poi va a segnare il gran punto Chiara Caponi. Ottimo il suo diagonale. E poi c'è anche il muro preciso di Giulia Serra. Più tre Alfieri. E allora si va con il time out chiesto questa volta dalla panchina coach Sarno, con l'opportunità adesso per parlarci su, per capire come arginare in questa fase i tentativi dell'Alfieri. Ritorna dal time out. Con il pallone che va ancora nelle mani di Chiara Caponi. Venti 17
la ricezione, poi il palleggio per il pallonetto letto da Capponi proprio, e poi è Orro che prova a parallela. Gli arbitri vedono che il pallone ha pizzicato la riga. 21-17, grande lettura questa da parte di Orro. Altra battuta proprio per Capponi. C'è solamente da attendere pochi istanti, poi si potrà ripartire. Difficoltosa la ricezione su un altro servizio preciso e potente da parte di Chiara Capponi, voluta fortemente dall'Alfieri. Già l'anno scorso era stata messa nel mirino dalla società del presidente Roberto Capra, che se l'è portata a casa quest'anno. Chiara Capponi che va ancora a schiacciare, a far il punto numero 23, provato in qualche modo a salvarla Michela Bevilacqua, il libero di coach Sarno, niente da fare. E ancora in palla l'Alfieri con sto break che sta portando al 23-17. Si può ripartire. Ancora la difesa cercata, ancora Capponi a tenerla, poi Orro, il pallonetto, la magia per il salvataggio di Faedda. L'opportunità però è ancora nelle mani adesso di Capponi, ancora a tenerla viva per un attimo la Maddalena. Opportunità ancora per Orro, grande difesa ancora di Bevilacqua. Adesso il tentativo di schiacciata è nelle mani della Maddalena, letta bene da Zedda. Lore Orro prova a piazzarla, poi in difficoltà, ma la magia, ancora Bevilacqua però. La palla salta sopra il soffitto. 24-17. Che vuol dire set point in casa Alfieri. Ancora, neanche a dirlo, nelle mani della battuta di Capponi, la ricezione, l'opportunità in pallonetto, letta bene dalla difesa, e poi Orro con il tocco del muro a mettere fuori il 25-17 del primo set, che va a casa quindi per l'Alfieri. C'è però sono gli arbitri che hanno dato invece, no, riletto il punto. 24-18, tutto da rifare. Ancora un fischio degli arbitri, fase un po' complicata. 24-18, prima è stata segnalata una infrazione all'Alfieri. Ancora devono capire se devono riguardare. Vedere ancora che cosa stanno a indicare gli arbitri. Un coach Andrea Loi, riconfermatissimo anche lui per la guida tecnica di questa squadra costruita negli anni l'Alfieri, che ha puntellato con importanti innesti Sofia Moss, Chiara Capponi, Giusy Finazzi, Ginevra Murgia, giusto per citare alcune delle
new entry in casa Alfieri, che dall'altra parte però la Maddalena tante riconferme, come ovvio dopo la grande stagione. Ecco gli arbitri che vanno adesso a parlare, sia il giudice, l'arbitro di sedia, andranno a decidere su questo punto. Ancora il conciliabolo dei due arbitri e vanno a ripetere il servizio. Alla tenuta da sé, da il palleggio, prova il primo tempo letto, ma c'è il fischio e adesso sì che si va a chiudere il primo set, 25 a 18 per l'Alfieri, che allora sì che si porta a casa il primo set. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dimitri.com. Si ritorna in diretta dopo il primo set portato a casa dall'Alfieri, 25 a 18 per questo esordio nel campionato di Serie B della stagione nuova 2022-2023 di queste due compagini. Da una parte c'è l'Alfieri, esperta formazione di queste categorie, con un passato ai livelli sicuramente anche più alti, è stato parte il secondo set. Dall'altra invece l'US Garibaldi, la Maddalena, che si affaccia in Serie B dopo aver fatto una ottima impressione nella scorsa stagione. La squadra allenata da coach Sarno, che va a prendersi anche il primo punto di questo secondo set dopo aver perso sì il primo. Intanto si gioca con il palleggio da parte di Serra, il tentativo in schiacciata, il pallonetto di Vitiello, la tiene Capponi e poi la schiacciata, la fucilata messa a segno. Dall'Alfieri. E poi c'è anche il punto trovato dalla squadra di casa. 2-1 con Giulia Serra al servizio, la tiene Vitiello, il palleggio ancora per lei, il tentativo di schiacciata, c'è il nastro, c'erano comunque a muro anche le ragazze dell'Alfieri con Silvia Serra, che ha fatto buona guardia. E allora adesso ancora Giulia Serra al servizio, Vitiello, ancora il palleggio con la schiacciata, questa volta precisa, va a buon fine per la Maddalena, 3-2. Con Cenghialta al servizio, mentre il tecnico ospite va a parlare con la sua Iannone. Allora Cenghialta con il libero Zeda, che va a controllare che il pallone esca fuori. È dato proprio lo sguardo per contare i centimetri. Palla fuori, 4-2 con Finazzi al servizio, con il pallone che danza sul nastro, indeciso dove scegliere, da che parte cadere. La scelta capita nel campo dell'Alfieri, 4-3 al servizio adesso con Dini.
il salvataggio di Finazzi, poi tentativo ancora di riaprire con il pallone, nuova opportunità per Iannone, il diagonale letto ancora da Serra, l'opportunità per il tentativo di schiacciata di Capponi, la palla non tocca la riga e quindi sono 4 pari. Tentativo al servizio, il palleggio ancora Capponi, lascia andare il braccio e lascia andare anche il punto numero 5 per l'Alfieri. Quindi è l'opportunità al servizio adesso per l'Alfieri. Controllo, opportunità per il palleggio ancora Capponi, il muro per un attimo di Iannone che si arrabbia perché dopo il suo miracolo aveva sperato che la sua compagna di muro riuscisse a rimandare il pallone dalla parte opposta. Niente da fare, 6-4 più 2 per l'Alfieri. Porcu, il palleggio ancora per Vitiello, va sul posto 2, il posto 4 indifferente Vitiello, e poi portano a casa il punto le ragazze di La Maddalena, 6-5. Il servizio sul posto 1, ottimo salvataggio e poi non riescono a compiere il miracolo, ci ha provato Bevilacqua per un attimo. 7-5. Capponi al servizio, Vitiello non la tiene, grande ancora il servizio di Vitiello, di Capponi, che nel primo set ha fatto vedere cose importanti al servizio. Eccolo con il pallone che viene messo ancora a punto per il 9-5. Ancora Capponi, il servizio, il palleggio con il tentativo di salvataggio cercato da Finazzi. Il tentativo adesso di battuta da posizione più centrale. Può partire. Palla troppo profonda, ci ha provato Di Antonio. Dieci sei. Va Orro al servizio. La profonda la tiene e poi il tentativo prendere la linea profonda, troppo profonda, e quindi si perde sul fondo e si va con il time out, stavolta chiesto dalle panchine, sull'11-6 il tentativo di capire se si può fare qualcosa per recuperare questo match. Nella panchina
la squadra ospite. Dopo questo time out, Alfieri torna in campo. Così pure adesso anche la squadra, la Maddalena, sotto di 5 punti in questo secondo set. Il servizio ancora Orro, Vitiello, il palleggio per il primo tempo di Cenghialta, letto bene, adesso poi va con la schiacciata a Finazzi. Altro punto per il 12-6, niente da fare per la lettura di questa tentativo. Adesso va con il servizio profondo, il palleggio di Vitiello, questa volta letto bene da schiacciata di Iannone, poi con Giulia Serra che va a mettere a segno il punto numero 13, 13-6. Ancora il tentativo l'Alfieri di allungare, ci sta riuscendo, ancora con Orro al servizio, la ricezione troppo lunga, il palleggio e poi la schiacciata che va a segno a festeggiare, e ancora l'Alfieri, 14-6. Altra occasione e si va ancora al time out chiesto ancora dal coach Sarno per la Maddalena in questo frangente, per provare a parlarci su, visto che adesso il divario tra le due squadre si sta facendo già più importante. 14-6 con l'Alfieri e dopo il primo set chiuso 25-18 vuole portarsi a casa anche questo secondo set. E allora altro servizio per Sara Orro, anche lei ormai veteranissima della squadra cagliaritana. Zedda prova adesso il palleggio con la schiacciata vincente proprio di Orro, anzi era Sofia Soro, e si va già con il cambio con Porcu che lascia il gioco per l'ingresso in campo di Carta. E allora c'è ancora Orro, 15-6, aggiornato anche il punteggio, la ricezione, poi Iannone sporcato dal muro, palleggio di Serra per Capponi, prova nel campo più profondo, c'è il punto, così dicono anche gli arbitri, più 10, massimo vantaggio in questo secondo set. Ancora Orro al servizio, si allunga la striscia di servizi per Orro che va a cercare ancora Vitiello, il palleggio per Iannone con questa volta la diagonale che non riesce a tenere Capponi. 10-7. Il servizio per Iannone alla profonda, Orro, il palleggio di Serra, poi la schiacciata di Sofia Soro, la centrale classe 2005, ex Elmas, anche se ormai è alla terza stagione con l'Alfieri. Sofia Soro è cresciuta comunque nel vivaio
la squadra del presidente Capra. 17-7, di nuovo più 10, proprio Soro al servizio, il palleggio di Dini, poi la schiacciata di Iannone, fuori misura, fuori tempo, 18-7, più 11. E adesso sì, che il massimo vantaggio si allunga, più 11. Ancora Soro al servizio, alla profonda, la ricezione di Vitiello, il palleggio sempre di Dini, la schiacciata tenuta da Porro, poi quella provata dall'Alfieri, grande muro. Allora bevi l'acqua, ancora Dini per Cenghialta, stavolta questo il centrale, il punto della US Garibaldi, che manda al servizio Carta, Sabrina Carta, una new entry per la squadra di La Maddalena, che va a subire il punto numero 19, dicevamo, di Sabrina Carta, che è in prestito dal Porto Torres qui a La Maddalena, la schiacciatrice. Si affaccia anche lei questa stagione con la sua squadra in Serie B. Palleggio ancora di Dini con la schiacciata di Iannone, tenuta dal muro, e poi c'è l'errore di Cenghialta. 20-8, adesso ha un po' mollato la presa la squadra di La Maddalena, che va anche a mettere in scena due cambi. Coach Sarno, che va a muovere un po' il sestetto in campo, entra nuovo Faedda e Compostu. Al servizio invece torna Giulia Serra, la palleggiatrice classe 2005 della squadra di coach Andrea Loi. Allora c'è l'opportunità ancora per Bevilacqua, non può schiacciare La Maddalena, e allora Serra al primo tempo con tanto di punto messo giù da Silvia Serra, punto numero 21. Adesso sta iniziando ad andare via questo set per squadra ospite, ancora un servizio per Serra. Bevilacqua prova a impegnarsi, ci riesce, il salvataggio Faedda dalla parte opposta, ancora Serra per il tentativo con punto di schiacciata di Finazzi. Funzionano le due diagonali, l'opposto sia Finazzi che Capponi. Nuove giocatrici dell'Alfieri in schiacciata, tanto c'è un'altra sostituzione, il rientro in campo di Vitiello per Giulia Serra, che ha la possibilità di andare in schiacciata. Vitiello in ricezione, il palleggio va anche di nuovo in tentativo, c'è Zedda che salva, l'Alfieri rimanda con Vitiello che trova l'angolo giusto, quello profondo dove non c'è la difesa, e l'Alfieri 22-9. Con Vitiello confermata, un profilo molto interessante della squadra US Garibaldi, che ha fatto una grande campagna acquisti per poter salire in Serie B. Alle new entry, dicevamo, Sabrina Carta, schiacciatrice, ma non solo. Intanto adesso c'è la schiacciata di Capponi,
il salvataggio composto Zedda con Serra al palleggio per il buon muro di Di Antonio. E allora ancora una seconda possibilità che Finazzi non sbaglia, non ha inquadrato col mirino il campo al primo tentativo, ci riesce con il secondo. Giusy Finazzi che va anche al servizio, Bevilacqua, poi l'opportunità per Vitiello, non può schiacciare Zedda, il palleggio per Orro, la diagonale con il tocco del muro a tenere in vita, poi l'errore al palleggio da parte di Faedda. 24-9, e adesso sono davvero tanti i set point per l'Alfieri, che sta comandando questo match. Ancora adesso carta nel palleggio per Vitiello, la mette giù Vitiello, ottima la lettura ancora per la numero 28, tanto composto al servizio. Tanto c'è il fischio dell'arbitro con Vitiello che va a parlare nel uno dei due arbitri. Ventiquattro a dieci il punteggio. Il servizio di composto. Sbagliare, va a rete il tentativo. 25-10 allora il secondo set, che torna di nuovo nelle mani dell'Alfieri, si porta a casa anche questo secondo set. La tua sicurezza è la nostra missione. Alarm System. La tua sicurezza è la nostra missione. Alarm System. Eccoci ritornati in diretta dal Palacus di Cagliari, dove si sta giocando questo esordio nel campionato di volley di Serie B con l'Alfieri Cagliari in vantaggio per 2-0 contro l'US Garibaldi La Maddalena, la squadra allenata da coach Sarno, che torna, che arriva in Serie B, una promozione importante per la squadra
Maddalenina che ha provato a costruire una squadra per restare in categoria, categoria che conosce bene l'Alfieri, sia per la lunga militanza sia perché comunque è una squadra, quella organizzata e presieduta da Roberto Capra, che riesce a giocare da tanti anni con grande frutto in questa categoria, ma non solo, perché Alfieri, squadra che ha dato tanto anche per il volley femminile di Cagliari e non solo in altre categorie. Tanto però c'è il primo punto orchestrato la Maddalena, che ha bisogno di rimettersi con la testa nel match, e quale modo migliore per aprire il terzo set con il 2-0, da vedere anche la tenuta mentale della squadra di Andrea Loi dopo due set portati a casa. Il primo combattuto 25-18, il secondo con più scioltezza da parte dell'Alfieri, 25-10. Tanto qua c'è l'errore al servizio del S. Garibaldi. 2-1 per la squadra ospite. Adesso al servizio Finazzi, troppa potenza nel braccio per Finazzi, non ha controllato il servizio, troppo lungo. Iannone adesso va al suo turno di battuta. Zedda in ricezione, Serra per Orro, la diagonale ancora salvata benissimo da Bevilacqua per un nuovo tentativo, per stavolta l'errore in schiacciata di Capponi, che prova anche col muro a salvarla per un attimo, la magia di Silvia Serra, poi niente da fare per Giulia Serra che non può ottenere il servizio. La schiacciata, 4-1. Con l'Alfieri che adesso si riposiziona a cercare di ricevere al meglio questa battuta ancora di Iannone. Secondo turno in battuta consecutivo per Iannone. Profonda, Capponi, Serra per ancora la schiacciata di Chiara Capponi. Smuove il punteggio dell'Alfieri, 4-2. E si riporta al servizio con Silvia Serra. Ancora 4-2. E poi questa volta a non riuscire a salvarla la squadra ospite, che va a prendersi il punto in numero 3 per l'Alfieri. Ancora con Serra al servizio. Il salvataggio in ricezione, anche il tentativo di schiacciata di carta e poi quello di Orro, il palleggio di Dini per il pallonetto tentato da Vitiello. Ancora Vitiello a sporcare, ma solo a sporcare la schiacciata che vale il 4 pari. Alfieri che tiene il servizio, altro turno in battuta per Serra. Il palleggio di Dini, la schiacciata murata in faccia, ancora Dini prova da sola a mettere dall'altra parte, non ci casca l'Alfieri che va anche in difesa a comandare con Serra. Poi il palleggio adesso per il tentativo di schiacciata di Iannone, ancora murato, e poi il salvataggio ancora di Serra, si allunga lo scambio e poi è Orro che non riesce invece a salvare l'ultimo tentativo di attacco della squadra Maddalenina, che si porta a casa il punto numero 5. Il servizio di carta con il tecnico che
a darle indicazioni. Finazzi, poi il tentativo di Soro, poi quello di Orro, ancora il muro efficace di Cenghialta, poi la schiacciata in diagonale tenuta da Azzedda, poi quella di Orro che va a spolverare la riga di fondo e a prendersi il punto numero 5. 5 pari. Questa volta Capponi sbaglia il suo servizio, ancora troppo forte. Capponi che ha fatto la voce grossa nel secondo e nel primo set al servizio, è riuscita a fare delle ottime cose portando tanti punti alla sua squadra, che adesso è sotto di un punto. Però è Capponi che prova, ottimo salvataggio di carta. Poi ancora a Serra, Zedda per Orro, con il fischio degli arbitri c'è l'infrazione, il quarto tocco. Annuisce anche coach Loi, mentre Orro va a parlare con l'arbitro di sedia. Ma è confermato il 7-5, 4 tocchi. Cenghialta al servizio. Finazzi, il palleggio di Serra per il pallonetto di Oppo. La magia riuscita ancora di Vitiello. E poi chiude il punto Giulia Serra per il 7-6. Va Orro al servizio. Lunga e profonda con il palleggio per la schiacciata di Vitiello, che trova il muro fuori della squadra di casa. 8-6 più 2 per l'US Garibaldi con il servizio di Dini. Palla che resta ancora giocabile per la squadra ospite, con la schiacciata letta bene da Capponi e poi non riesce il salvataggio per la squadra ospite, che va a prendersi il fischio contro dell'arbitro. 8-7 per l'Alfieri. Può continuare con il servizio di Soro. Bevi l'acqua, poi il palleggio con il tentativo di Vitiello, poi c'è quello di Finazzi, letto bene ancora da Iannone, poi la schiacciata in profondità di Vitiello, troppo profonda per la verità, non trova la riga di fondo. Altro pareggio, 8 pari. Il servizio ancora per Sofia Soro. Bevi l'acqua. Il palleggio ancora per il muro, questa volta vincente di Giulia Serra. Mani delicate in palleggio, mani forti quelle di Giulia Serra quando va a muro, anche per sfruttare i centimetri della palleggiatrice. L'Alfieri torna a comandare 9-8 dopo il primo break riuscito da parte della la Maddalena, e va adesso con Bevilacqua, poi la schiacciata in posizione centrale di Di Antonio. Nuovo pari a 9.
e poi Vitiello che può andare al servizio. Profondo Finazzi, poi Serra con il punto messo a segno da Silvia Serra. Posizione di centrale stata la lettura di questa veloce per questo 3. Funziona lo schema chiamato dall'Alfieri, adesso il palleggio di Dini per il muro Alfieri, nuova opportunità per Iannone che però deve restituirla per il tentativo in schiacciata da parte di Caponi che mette sul muro fuori della US Garibaldi. 11-9, di nuovo più 2 per l'Alfieri. Allora c'è il time out. Intanto noi andiamo alla panchina dell'Alfieri a salutare il tecnico Loi che parla con le sue ragazze che oggi stanno dando soddisfazione. 25-18 il primo set, 25-10 il secondo. C'è stato anche il recupero dell'Alfieri dopo il break in questo terzo set del Garibaldi La Maddalena, che è riuscita a comandare per i primi scambi. È stato anche il massimo vantaggio di 3 punti per la squadra ospite, la prima volta in questo match la squadra ospite ha raggiunto il massimo vantaggio in queste proporzioni. Poi però c'è stato il ritorno dell'Alfieri che ha ricucito e poi messo anche la freccia per allungare. Si gioca ancora perché finché ci sono palloni giocabili il Garibaldi La Maddalena non molla, e allora la schiacciata però che va a segno di Silvia Serra. Si esce dal timeout chiesto dal coach alla panchina per l'Alfieri che va sul 12-9, più 3 il servizio proprio per Serra, tenuto poi salvataggio Zedda. Orro non può schiacciare, Iannone va a prendersi anche l'onere della schiacciata, una diagonale stretta che esce fuori però non tocca la riga Iannone. Intanto c'è un'altra sostituzione, il cambio deciso il tecnico del Garibaldi, va anche a parlare con la panchina. È quasi tutto pronto, c'è il fischio per il gioco ancora, il palleggio, la schiacciata e questa volta il punto è per squadra ospite. Dieci con Machoku al servizio. C'è il palleggio, poi la schiacciata vincente, c'è il tocco a sporcare soltanto per il 14-10. Schiacciata è stata effettuata ancora da Capponi, con Finazzi invece che va al servizio. Il
il palleggio ancora per Iannone, che va a trovare il manifuori con il muro che la mette esterna, il muro di Orro. Iannone che può andare al servizio. Proprio Marianna Iannone e una va a sbagliare, però qua al servizio Iannone, che è un ritorno in casa la Maddalena, lei che alla Maddalena ci è nata, poi era stata in giro lontano dalla squadra di casa sua, giocato anche in categorie importanti B1, in A2. Adesso il ritorno per Iannone, cercare di dare qualità alla sua squadra per questa avventura in Serie B, con adesso il punto che va proprio per la squadra ospite sul 15-12. Al servizio invece Di Antonio. Orro, il palleggio di Serra, ancora per Orro, il pallonetto a lettura perfetta, non riesce a trovare il tempo giusto Vitiello. 16-12. Capponi al servizio dopo due errori, questa volta alla piazza, poi la schiacciata con il muro a dare una nuova opportunità proprio a Capponi, lascia andare il braccio, il salvataggio di Porcu e poi Iannone la rimette dall'altra parte. Serra per un altro pallonetto, questa volta di Soro. Capponi, Serra cerca e trova Orro, c'è anche il muro a sporcare, ancora Serra, sempre per Orro. Un po' di errori adesso in fase di attacco per l'Alfieri, che è ancora qua, riesce a trovare però la magia di Orro, una alzata molto sotto rete, c'è stata comunque la mano di Orro che è riuscita con la sua esperienza a mettere il punto che vale il 17-12, con le due squadre che tornano dai rispettivi allenatori per questo time out sul 17-12, un time out che va a pennello soprattutto per la squadra di la Maddalena, che dopo un buon avvio di terzo set adesso tornata a essere un po' più in difficoltà. Ma di fronte comunque un Alfieri che dicevamo è molto esperta, una squadra che ha trovato anche innesti importanti in questa stagione, proprio richiesti dal tecnico Loi, che ormai sta diventando un'istituzione qua all'Alfieri. E allora va al servizio con Capponi alla ricezione di Vitiello, poi c'è Serra che sceglie ancora Capponi, questa volta il suo diagonale troppo esterno. 17-13, si muove ancora la panchina, la Maddalena, altri due ritorni in campo di Antonio, poi c'è Porcu, entra anche Ladu, Federica Ladu. Che proprio lei va al servizio. ...17-13... ancora 2-0... computo dei set per l'Alfieri. Adesso va in ricezione con Finazzi, poi a difesa proprio di Ladu e poi non riescono a salvare. Invece 18-13 più 5,
sono di nuovo le sostituzioni che richiama il libero in campo con l'uscita di Ladu, che ha fatto comunque il suo buon ingresso in campo. Il servizio per l'Alfieri con Sara Orro. Battuta che arriverà da sinistra. Con il palazzetto. Questo esordio infuocato. Con il buon colpo d'occhio per assistere questa gara di avvio della stagione di Serie B. Adesso si può ripartire con il servizio di Orro, che va a prendersi la posizione in campo. Il salvataggio, poi ancora Finazzi con la schiacciata in diagonale. 19-13, si avvicina la linea del traguardo per l'Alfieri. Ancora Orro al servizio. Il pallonetto. Capponi, poi ci prova subito Serra. Iannone lascia partire il braccio con Orro che la tiene. Poi Capponi, grande giocata in difesa di Porcu. Iannone ancora a salvarla. Buona difesa adesso della la Maddalena, che viene premiata dall'errore dell'Alfieri. In questa azione d'attacco, ottima però la giocata di Porcu, la grande difesa che ha mantenuto in vita un pallone insperato. Meno 5 per l'US Garibaldi, che va al servizio con la palleggiatrice Dini. Palla troppo profonda. E allora è 20-14. Ancora un punto in cascina per l'Alfieri. Coach Loi che va a richiamare anche un altro esordio possibile. Allora c'è la possibilità, ancora un servizio con Soro, questa volta l'errore. 20-15, torna di nuovo Zedda in campo. Alessia Zedda, libero titolare ormai da 3 stagioni. In pianta stabile nel sestetto dell'Alfieri, lei che è nata e cresciuta in questa società. Tanto c'è Iannone con l'errore, però con l'ottima muro di Moss, che ha preso parte al match. Qua non riesce a salvare proprio la new entry in campo, Sofia Moss. New entry in campo, ma anche un nuovo acquisto per l'Alfieri, che arriva da Tortoli, figlia d'arte, sono due sportivi genitori, la mamma Roxana ha giocato proprio nell'Airone Tortoli in Serie A, quest'anno trasferita a Cagliari. L'Alfieri che l'ha strappata ad altre importanti società. Adesso c'è l'altro punto ancora della Garibaldi. Allora è coach Loi che decide di parlarci su, cercare di
dare qualche input alla squadra, tenere sulla corda ragazze. L'Alfieri dall'altra parte, che il tecnico di casa ospite sta provando a dare qualche indicazione. Adesso si ritorna in campo, pronti per il servizio della la Maddalena. Il pallone tenuto e poi il tentativo di schiacciata, ancora il gioco, il salvataggio dell'Alfieri, poi a festeggiare per il 18° punto e la squadra la Maddalena che va ancora al servizio. Il palleggio, ancora Moss che questa volta trova il punto alla sua schiacciata, per lei il primo punto con l'Alfieri in campionato, con il pallone sporcato, ma niente da fare. 21-18 Serra al servizio, poi il palleggio, non può schiacciare, il palleggio sbagliato questa volta per lei, e poi c'è il mani fuori, altro punto, ancora Serra con Giulia Serra, anche lei grande esperienza. Ancora il gioco, si disturbano giocatrici della Alfieri, che va appunto con Moss, che adesso ha trovato il braccio caldo dopo un avvio in sordina. Anche Sofia Moss messa in campo da coach Loi, che quest'anno ha l'imbarazzo della scelta per le sue schiacciatrici. Oggi assente Elena Gargiulo, capitano di lungo corso dell'Alfieri. Il palleggio, poi la Zedda che va a difendere Capponi, Iannone, il palleggio di Dini per un altro pallonetto, ancora Serra a salvare, Zedda sceglie ancora Moss, questa volta sbaglia, non si coordina bene. 23-19, altro punto per la Maddalena che va al servizio. Di Antonio, palleggio di Serra, poi il muro vincente di Iannone Cenghialta che porta a casa il punto numero 20. Meno 3 con Di Antonio che va al servizio per la seconda volta con l'Alfieri. Adesso deve stare attenta al punto di vista nervoso per ottenere, però ci pensa Di Antonio a regalare il punto numero 24 all'Alfieri, che ha 4 match point per chiudere l'incontro, per portarsi a casa il match. Moss, la ricezione, Dini ancora per Di Antonio con il tocco del muro, così dicono gli arbitri. 24-21, cancellato il primo match point. Il cambio se per l'Alfieri, esce Moss, per lei comunque buon spezzone di partita. Rientra Finazzi e insieme a Capponi hanno fatto gran partita. Eccola Finazzi, Orro proprio per Capponi, salvataggio di Vitiello, poi Serra, Zedda salza molto sotto rete, poi c'è il pallonetto con la magia da parte di Capponi, che chiude 25-21 il match.
e chiude con il 3-0 per la squadra dell'Alfieri. Eccolo qua, la prima vittoria in campionato per la squadra allenata da coach Andrea Loi, con il 25-18, il 25-10 e poi il 25-21 finale. Le squadre adesso sono sotto rete a salutarsi per chiudere questo primo esordio stagionale con la festa che vedete nelle nostre immagini da parte della squadra dell'Alfieri, che va a prendersi i primi punti in campionato, punti importanti per iniziare. Dall'altra parte c'è invece la Maddalena, che torna a casa comunque dopo una partita persa sì 3-0, ma con un esordio che può essere solo il punto di partenza. Allora per noi è tutto dal Palacus, amici di Diretta Sport, a presto e buona serata.